dialetto deriva dal latino brolo, termine anticamente utilizzato per indicare un luogo recintato coltivato. In epoca medievale il brolo divenne un'area recintata entro la quale si solevano svolgere le assemblee cittadine e l'amministrazione della giustizia. Tipica della Lombardia, questa struttura ha un unico caso in tutto il Piemonte, il broletto di Novara. Piantato nel cuore della città, il broletto di Novara è un cortile circondato da quattro corpi di fabbrica, costruiti dal 1200 al 1700. Era in questo cortile e in questi edifici che si svolgeva la vita pubblica della città. Nella grande sala arengaria, nel palazzo dell'Arengo, si eleggevano i consoli. Nel cortile si teneva il mercato e si leggevano i bandi dei banditori. Sotto gli arconi vi erano i banchi dei consoli di giustizia e i condannati a morte venivano esposti all'agonia. In epoca successiva, in questi edifici furono collocati gli uffici comunali. Nell'Ottocento, con il trasferimento di quest'ultimi a Palazzo Cabrino, furono insediati gli uffici giudiziari. Anche se gli interventi costruttivi furono continui, quelli più importanti avvennero nell'Ottocento, interventi che andarono a rendere quasi riconoscibile l'antica struttura del broletto di Novara. Nell'Ottocento infatti furono insediate la pretura e la magistratura d'appello del Dipartimento dell'Agonia e la Corte di Giustizia Civile e Criminale. Fu un'importante campagna di restauro negli anni 30 del Novecento a restituire quella unità stilistica e decorativa che tutt'oggi è ancora percepibile. Gli ultimi interventi di restauro risalgono al 2011. Vediamo insieme i corpi di fabbrica che circondano il cortile del broletto. Il Palazzo dell'Arengo, costruito all'inizio del 1200, è collocato a nord. Al piano terra un portico con pilastri che sorreggono archi a tutto sesto. Al primo piano la sala dell'Arengo, dove si svolgevano le assemblee cittadine e si eleggevano i consoli. Arengum significa infatti assemblea, riunione. In alto, all'esterno, la fascia decorativa detta fregio dei cavalieri risale alla metà del 1200. Si tratta di un raro esempio di pittura profana del primo gotico, che raffigura in una serie di episodi indipendenti tra loro scene cavalleresche e amorose, ispirate ai romanzi cortesi, con duelli, assedi e figure allegoriche. A est il Palazzo dei Paratici, sempre della metà del 1200. Nel Medioevo, paratico era il termine che veniva utilizzato per indicare quelle corporazioni di mercanti e artigiani che sfilavano nelle cerimonie cittadine in parata, sotto al proprio vessillo. Il Palazzo dei Paratici di Novara fu sede di quelle corporazioni che rappresentavano la libertà comunale, poiché potevano eleggere i propri consoli e radunarsi per discutere dei propri interessi al suono di una campana. Campana che era collocata nella torre a sud-est del complesso di proprietà del ricco paratico dei Calzolai. Torre che nel 600 ospitò anche il carcere e che fu demolita nell'800 perché pericolante. Fu ricostruita in forme nuove durante i restauri degli anni 30 del Novecento. Il fronte del Palazzo dei Paratici è chiaramente di epoca barocca. Il cortile del Broletto è chiuso a sud dal Palazzo del Podestà, sotto il quale si apre un arco che collegava lo spazio pubblico della città con i portici sotto i quali vi erano le attività commerciali, che continuavano fino a Piazza delle Erbe. Il Palazzo del Podestà si contraddistingue per la presenza di queste finestre con arco a sesto acuto, con queste pregiate decorazioni in terracotta ascrivibili alla metà del 1300 e la metà del 1400. La stessa datazione vale per il Palazzo dei Referendari, che chiude a ovest il cortile del Broletto. In epoca spagnola furono insediati al primo piano degli uffici e al pian terreno vi erano botteghe affittate e privati. Quella che vediamo oggi è la ricostruzione del palazzo avvenuta durante i restauri degli anni 30 del Novecento. Nell'angolo nord-ovest possiamo osservare la scala che conduceva direttamente al Salone dell'Arengo, anche questa ricostruita durante il restauro degli anni 30 del Novecento. Un'ultima curiosità. Nell'intenzione del suo autore, Pompeo Marchesi, la statua del re Carlo Emanuele III, collocata oggi in piazza Puccini, doveva essere situata proprio qui, al centro del cortile del Broletto. Fu il consiglio cittadino a scegliere la nuova location. Un unicum, il caso del Broletto di Novara, la cui storia non smette mai di evolversi. A partire dagli anni 30 del Novecento, in seguito ai grandi lavori di restauro che hanno interessato il Broletto, l'intero complesso è diventato un vero e proprio cuore pulsante della vita culturale novarese. A partire da quelle date, infatti, ha ospitato i musei civici della città di Novara. A partire dal 2011 questi sono stati disallestiti per lasciare spazio alla sola Galleria Giannoni, la galleria d'arte moderna che Alfredo Giannoni ha
realizzato nel corso della sua vita e che trova appunto collocazione nel palazzo dei referendari, del podestà e dei paratici. L'ingresso della Galleria Giannoni è posto al di sotto dell'ampio portico dell'Arengario. All'esterno del Broletto, su Corso Italia, si trova dal 2018 un grande murale realizzato da Andrea Ravo Mattoni, il quale raffigura due angeli in adorazione. Sono un vero e proprio tributo, una vera e propria opera a ricordo di una tavola di Gaudenzio Ferrari presente nelle raccolte civiche della città di Novara. Questa tavola, già di collezione Morbio, è stata ai noi rubata negli anni 70 nel Novecento e dunque questo incredibile murale rappresenta oggi un vero e proprio omaggio a un'opera purtroppo dispersa. Quest'opera celebra uno dei più grandi e importanti artisti del Rinascimento e della maniera lombarda, Gaudenzio Ferrari, il quale nella nostra città e per la nostra città ha lavorato a partire dagli anni 10 del Cinquecento, lasciando tre importantissime opere: Il Politico della Natività, conservato all'interno della Basilica di San Gaudenzio, L'Ultima Cena e Il Matrimonio Mistico di Santa Caterina, che invece sono ammirabili all'interno della cattedrale.